Buongiorno, buonasera o qualunque cosa voi stiate vivendo in questo momento. Oggi sono qui con tutti gli ingredienti qui sopra e il fornello che va già perché voglio provare a fare il poké dentro casa. Cioè, non le scatolette di plastica con la roba là non ce l'ho più perché mi hanno buttato tutto, ma vabbè. Prima che inizi il video, ovviamente mettete like e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti del video, ma soprattutto per essermi vicino in questo road to 2000, perché voglio arrivare ai 2000. E di là intanto ho messo l'acqua a bollire e non mi ricordo come si chiamano, i cosetti qua, che questi andrebbero provati, però cioè, non so se mi piacciono. Non mi ricordo manco come si chiamano, voi immaginate. Cioè, sono i... Dai, io avete capito? Questi. Oddio, il gatto mi fa cadere tutto. E questi li ho messi a cuocere con un po' d'acqua di cottura e un po' d'olio. Li ha messi mamma perché io non ero capace. Cioè, non lo sapevo fare. Vado a recuperare il gatto. Allora, quella situazione rossa che ho appena provato, di cui non mi ricordo il nome, non è cotto, cioè non è abbastanza morbido, quindi lo lascio cuocere ancora. Userò questo riso, tanto non penso che serva un riso speciale, piuttosto granché strano, anche perché non va, come posso dire, incollato, cioè non vanno fatti roll, ma vanno direttamente mangiati nella ciotolina. L'acqua l'ha già salata mamma perché un'altra cosa importante, non so salare l'acqua, cioè metto veramente pochissimo sale. A parte che io mangio davvero con pochissimo sale, cioè davvero tanto. Però mi piacciono le cose saporite, però sentire quel tanto sale lì, non mi fa impazzire. Boh. Sono strana. Riproviamo. Devo mettere il riso. Penso che siano cotti. Madonna, puzzano di pesce. Pesce. Però va bene. Guardate come faccio i peggio casini. Io non so cucinare, cioè. Non sono capace. Non sono capace. Non ci sono le volte che faccio queste cose. Che non so chi me lo fa fare nella mia testa. Ma mi appiccio pure i capelli. Forse l'ho messo troppo. L'ho messo tutto. L'ho messo troppo. Boh. Non so che cosa ci farò, ma preghiamo Gesù. E comunque sento odore di popcorn. Io non so perché sento odore di popcorn mentre cucino il pesce, però vabbè. Che cos'è sto rumore? Comunque io penso di avere un gatto psicopatico, narciso, cioè da un gatto stupido quanto a me, a un gatto psicopatico come Narciso. Io pochi, spero che mi bastino, me ne sono usciti pochissimi, li metto nel frigo perché c'ho paura che arrivi Narciso a mangiarsi il mondo, e in più questi devono raffreddare. Narciso è un gatto di merda. Là il riso va, noi intanto qua ho il salmone affumicato, sì lo so che ho ripetuto più e più volte che mi fa schifo, però boh, secondo me nel poke mischiato con riso, avocado e altre cose, secondo me non sarà male. Ho i pomodorini, sì, rifarò quei pomodorini, molto più all'italiana. Un poke molto più all'italiana. Io ce l'avevo i semini di sesamo, ma non so che fine abbiamo fatto. Il salmone era tagliato a dadini, quindi ci proviamo. Comunque secondo me
aspetterò tanto e mi si brucerà il viso. Ma si può bruciare il viso? Cioè, mentre bevo. Ok, abbiamo il nostro salmone minuscolo, pochissimo. E lo inizio a fare nemmeno a dadini perché si sfrantuma tutto. Vai, Giorgia, vai! E niente, tutto quello che avevo immaginato è andato buttato perché tanto si sfrantuma. Deve essere a dadini, quindi ora lo facciamo a dadini. E penso di metterlo in frigo perché ci vuole che Narciso si viene a mangiare. E penso di metterci anche un po' di limone nel salmone. Una bella marinatura. Oddio, Narciso sta facendo il bisognino nella sua lettiera. Ok. Non sto sentire mal forte. Fortissima. Non sto scherzando. Mi sta ancora muovendo la terra. Cioè, l'armadio ha fatto tutto fortissima. Non sto scherzando, Giorgia. Sismica. Si sta ancora muovendo! Ma che si sta muovendo? Io non sento niente muoversi! Ma forse io questo non muovo. Eh? No, Gio, cioè, guarda! Guarda! Non si sta muovendo, eh! Ma in camera si è mosso tutto! Io non ho sentito niente! Qua ci stanno vetri! È stato abbastanza forte! Io non ho sentito niente! Boh, poi rivediamo la clip e vediamo se qualcosa trema! Io sto ancora registrando. Porca puttana, madonna mia. Sta fortissima questa. Forse perché tu ti stai muovendo. No, non mi sto muovendo, sto tagliando il salmone. Oddio, il riso. Comunque io la faccio un po' tutta da sola. Già l'ho messo una marea di riso. Ho paura. Ti arrivo qua. Ti metti a girare il riso? Maria? Ha abbaiato? Ecco perché ha abbaiato prima. Quando prima? Prima, non hai sentito sempre che abbaia sempre? No. Provati quel riso, mettiti a girarlo. Oh, Narciso! Boh. Io non ho sentito nulla. No, già c'è stato anche fuori, è stato fortissimo. Cerca su internet. Ma infatti lo cerchi. Vabbè, a parte che ancora dovrebbe uscire. Comunque, cioè, noi siamo delle Marche, cioè, zona in cui 3 anni fa, no di più, 6 anni fa, c'erano le scosse sismiche pesanti. Se ritornano, cioè, collasso da una parte perché ormai ci sono abituata. Oh, raga, c'è Narciso! Giada, non riesco ad aprire l'avvocato! Quanto cavolo di riso? Oh, sì! Forse è troppo. Già, mostra tutta l'Africa. Porca puttana, ne ho messo troppo! Giada, mi sciacqui i pomodori. Ma comunque questo video mi manda solo per fargli tutta la casa. No! Già è duro. Lo so. Io voglio proprio vedere se si vede la casa tremare. Ma non si vede il coso solo. Ma magari si vede dietro, oppure anche il telefono fare tutto tutto. Boh, io non ho visto niente. Non ho sentito nulla. Ma io così. Ah, mi stai in camera? Al silenzio, in silenzio. E il tuo marito, tutto. Esatto, è stato bruttissimo, Gio. Non so se si muove, più il cuore che batteva o la casa. Oh, Gio, ma la casa si muove ancora. Sono tu. Veramente, sono tu. Oh, ma io c'ho paura delle scosse. Sta mangiando l'avocado, ci prendo.
devo tirarmi il riso. Anche questo. Se l'ha trovato troppo poco. Era un'altra volta perché ce l'avevamo buttato. Giorgia, non riesco a toglierlo. Vabbè, provaci. Taglia intorno. Ho provato a tagliarlo. Io voglio vedere se adesso ce ne sta un'altra. Non mi sa che l'ho detto. Guarda, io andrò a dormire sotto il couch. Quando c'è il letto. Giorgia, dove si toglie? Non era nascosto, ma era Narciso, che più o meno è uguale. Ok. Sempre non ci puoi. Cioè, se ci pensi, però è un pochino più all'italiana, perché i pomodori sono no, non c'è meglio. Tra un po' dovremmo assemblare tutto. Bisogna aprire ancora la scatoletta di mare. Forse mi dovevo preparare gli ingredienti prima di iniziare il video. Vabbè, già la sei più intelligente che hai ragione. Pronto? Dovrei prendere il riso e iniziare ad assemblarlo. Oh, ma ancora non l'ho. Però voglio metterci una base di salsa di soia sotto. Ho comprato la salsa di soia. Vado a vedere il riso. Dovevamo comprare l'abbattitore. Oh, Cristo santo. Ma è bollente. Ma che stiamo scherzando? Tutto va bene, stasera riusciremo a mangiarlo. Voglio metterci una base di salsa di soia sotto, così. Poi la Philadelphia nel mais, oppure nei pomodori, è uguale. Micio, quindi così gliene tolgo anche un po'. Ma se gli do la palla, che succede? Ci si mette a giocare. Cioè, per quanto è caldo fa vapore. Quindi dovremmo chiamarlo furetto. Dovremmo provare a farlo anche con il riso venere. Il riso venere è quello nero. E io ho provato a Stavo dicendo, io ho provato a trovare anche la salsa allo yogurt per fare il poke, però non l'ho trovata. Quindi se voi la trovate, secondo me ci starebbe bene. Ci può stare bene. Non gioca con la palla. Io non so se posso iniziare ad assemblare. Prendimi un po' l'altra ciotola già. Aspetta, c'è un po' da fare. Faccio una cosa. Divido un po' il riso e nel frattempo, finché faccio l'altra ciotola, questa la lascio raffreddare. Inizio con questa. Ci rimetto un po' di salsa di soia. E poi iniziamo con il riso. Non ce la può fare. Non ce la può proprio fare. Cioè, ritorno sempre lì. Questo vuol dire che? Che stavi a dire? Che la terra è ancora viva. Ma dai, veramente? Mi sembri papi. Dai, ma sto scherzando. I pomodori in un angolo. Ok, un po' di gamberetti. Questo è il mio, quindi non ce ne metto tanto perché mi fanno schifo.
giusto per spolverare. Salmone. Ci metto un po' di vino d'erbio nel mais? Ci metto un po' di vino d'erbio? Nel mais sì. Il salmone? No, non ci ho messo il limone nel salmone. Pensa che mi sono dimenticata qualcosa. Perché? Perché qua ci manca spazio ancora. Ci l'avevo fatto. Tutto. E poi l'avocado. Vediamo se ci stanno un po' di semini di sesamo. Ok, e il primo è andato. È bellissimo! Ci metto sopra un po' di salsa di soia. Un po' così va bene meglio. Ed è pronto. Primo. Poi gli altri due ovviamente saranno più o meno simili. Facciamo il secondo. Non so se avrei dato un pochetto di più. Qui. Ultimo. Pomodori. Tagliamo un altro po' di pomodori già. Basta? No. Un po' di salmone. Un po' di gamberetti. A te piacciono i gamberetti, eh? L'avocado veramente come se non ci posso andare. E anche il secondo pronto, bellissimo, oddio è stupendo. Non smetti loro la salsa di soia qui dopo e poi facciamo l'ultimo e il video è finito qui. Spero che vi sia piaciuto quanto l'ho finito prima la prima bowl. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi siate divertiti. Ovviamente se rifate la ricetta mandatemi lo screen su Instagram oppure taggatemi nelle storie come volete. E niente, adesso mukbang di bowl fatta da noi. Quindi rimanete attivi. Mettete like e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti del video e ciao!